La Fortis espugna Monterchi, chiude il campionato in seconda posizione dietro i fiorentini dell'Albereta, conquista il record di 17 risultati utili consecutivi, 2 pareggi e 15 vittorie, centrando la semifinale promozione con la miglior posizione che le permette di incontrare la quinta classificata nel suo terreno di gioco. Una conquista impensabile al giro di boa del torneo, quando era dodicesima con soli 11 punti. Se si considera poi che la punta di diamante Massimiliano Pecorari ha chiuso in testa con lo score di 30 reti, l'Amplay è da considerarsi centrato. La Montercolana è stata un avversario ostico, la formazione di casa è passata infatti in vantaggio al 14esimo con Kolkaku che ha battuto il portiere Claudi direttamente su calcio di punizione. In chiusura di tempo la Fortis pareggia con Mercantini su ottimo assist di Brunacci. Nella ripresa però si completa la rimonta, Mercantini su punizione di Baglioni trova la doppietta e il gol del 2-1. Una partita da due volti, chiaramente dimesso il primo, sottotono il primo, poi c'è stata la strigliata degli spogliatoi di coach Mirko Latorraca, una strigliata che ha sortito il suo effetto, il secondo tempo veramente irriconoscibile, la formazione che ha conquistato parità e vittoria, conquistando il secondo posto in classifica, quindi una posizione più felice ai playoff. No, prima di tutto faccio i complimenti ai ragazzi e alla società perché hanno raggiunto il secondo posto in classifica ed è un posto, penso, di tutto rispetto e rimarrà comunque nella storia tutta la striscia positiva che abbiamo fatto. 17 turni consecutivi. Non abbiamo mai perso in casa, quindi ci sono tanti record che siamo riusciti a battere. Ora inizia una nuova sfida che sono quella dei playoff. Per la partita ho chiesto ai ragazzi di iniziare il secondo tempo come l'abbiamo finito il primo, perché gli ultimi 15 minuti siamo andati un pochino meglio, ci siamo tolti un po' di dosso la tensione, non mi piace vedere la squadra tesa, contratta, siamo una squadra di uomini, dobbiamo giocare da uomini se vogliamo vincere le partite, quando facciamo questo diventiamo pericolosi. Rossi Federico, l'allenatore della formazione locale della Montercolana, una prestazione da due volti, un primo tempo veramente avete giocato al massimo delle vostre potenzialità, un secondo tempo forse l'importanza della partita era ormai normale, che finché reggeva un po' il fiato, dopo le motivazioni sono venute fuori e loro si giocavano l'accesso per arrivare secondi, ma è normale, partita per noi di fine stagione. Finché si sono divertiti, comunque complimenti alla Fortis, in bocca al lupo per i playoff.